Ciao amici, vediamo quest'altro video che ho fatto per fare questo pane, due bagnottine con la farina di segale, farina di farro integrale e farina zero, farina che ho preso su in Alto Adige. Vediamolo insieme. Questa è la farina che userò per fare questo pane. È farina di segale, integrale di farro. Eccola, questa è quella integrale di farro. Poi questa è la segale e farina zero. Trovate, le dosi scritte all'inizio, in descrizione, l'acqua. Questa è la pasta madre che ho preso, già avevo rinfrescato e portato al raddoppio, e l'acqua 400 grammi. Questi sono i semini, ne ho diversi, adesso vediamo come possiamo, ma li metterò però alla fine. Ora metto la farina, le farine, scusate, in autolisi per 20 minuti. Questi sono i semini che ho diviso in due ciotoline, in modo che metterò alcuni semi in una pagnottella e altri semi in un'altra. Ok, poi mi sciolgo, una volta passato il tempo dell'autolisi, sciolgo la pasta madre e l'aggiungo e vado a far girare in planetaria. La velocità io di solito metto 2. Aggiungo poi il sale. Un cucchiaino, ne metto solo un cucchiaino, ne metto sempre poco. E, di solito io ogni tanto fermo, ogni tanto un paio di volte, fermo l'impasto, lo faccio scendere e poi riprendo a far girare. Presso a poco 15 minuti, non di più. Ecco qua, l'impasto è pronto, lo lascio rilassare un attimo, proprio qualche minuto. Ho preparato il contenitore oliato, i semini li mettiamo dopo. Ok. Verso dentro il contenitore, faccio delle pieghe e metto, copro e metto a lievitare. Eccoci qua, sono passate 6 ore, il tempo è indicativo come sapete, dipende dal tempo. A temperatura ambiente l'ho ottenuto, vedete come è cresciuto tantissimo, ben lievitato. E adesso lo verso sul piano di lavoro. Ok, molto bello l'impasto. Ecco qua. Metto un po' di farina perché è molto appiccicoso per via della segale, eh. Ho messo 150 grammi di segale, quindi la segale è un po' ostica da lavorare. Ok, ora io voglio dividerlo per fare due pagnottine. Lo allargo un pochetto, così. Questi sono i semini, vedete che ho separato come vi ho detto prima. E divido l'impasto. Allarghiamo, metto la prima ciotola, metto i semi, sono un po' troppi, ne metto di meno. Li ho messi così senza pesare, quindi. Ok, facciamo queste pieghe in questo modo. In questa narrazione sto usando un microfono, l'ho preso in prestito da mio nipote, se funziona me lo compro, eh? Così elimino tutti quei rumori di sottofondo. Vediamo poi se si sente bene l'audio. Bene,
Facciamo le pieghe anche all'altra, mettiamo gli altri semini, qui c'è il finocchio anche. Ok. E pieghiamo. Nel mio canale trovate già dei panini con la segale e con semini, però sono fatti con altri tipi di farina. Ecco qua. Ci siamo. Adesso formo le pagnottine così delicatamente perché l'impasto è bello, già bello pronto, ben lievitato. Così unisco i lembi al centro. Ok, giro e pirlo un pochino. È molto appiccicoso, vedete, è un po' difficile da lavorare. Mi bagno le mani con l'acqua. Ok. Procedo anche allo stesso modo per l'altra. Ecco qua, abbiamo fatto, le pagnottine sono pronte. Allora, adesso vediamo come possiamo metterle. Io di solito le metto sul telo e poi le giro, però in questo caso devo mettere i semi sopra, quindi metterò la carta forno. Metto la carta forno con un po' di farina, forse troppo. Ok, e ci adagio le pagnottine, poi se avete dei cestini singoli, io le metto tutte e due insieme, così metto un divisorio in mezzo, un po' di carta in mezzo così non si attaccano. Ok, e adesso metto un po' di semini sopra. Ok, va bene così. Ok, spennello un pochino con l'acqua. Oppure i semini, se volete, potete metterli prima di infornare, forse è meglio. Io ho fatto così, così crescendo, magari lievitando si attaccano un po' meglio, perché il problema dei semini è che poi una volta cotti un po' si staccano, ancora non sono riuscita a risolvere questo problema. Anzi, si accettano consigli. Ok. Ok, eccole pronte. E adesso dovranno lievitare ancora almeno 2-3 ore, poi vediamo, controlliamo bene la lievitazione. Le copro perché se no seccano sopra. Ok,
copro, ci metto la velina, ci metto la velina e la pellicola, scusate, e poi un telo sopra e le lascio lievitare. Eccole qua, controlliamo un attimo, controlliamo la lievitazione, sono passate 3 ore credo all'incirca, anche un po' meno. Vedete, sono aumentate di volume, si sono anche attaccate, però in mezzo c'è la carta forno, sembrerebbero pronte. Le trasferisco sulla teglia del forno, eccole qua, le metto un po' distanziate e in forno. Il forno ce l'avevo su 2,40, poi è abbassato a 2,20, perché sono piccoline, non sono molto, molto grandi. Pratico dei tagli, ma volendo anche senza tagli va bene. Ed ecco le mie pagnottine pronte. Vorrei farvi sentire il profumo che ho qui in cucina. Splendido. Come vedete, i buchini sono piccolini perché con questo tipo di farina, con la sega, più il farro viene così. Però vi assicuro che è buonissimo, veramente buono. Eccolo qua. Adesso lo assaggio anche con un po' di marmellata ai mirtilli. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, alla prossima ricetta. Ciao a tutti, ciao ciao!